in bolletta e del finanziamento a quell'impianto. Dove non ci sono più i CIP 6, gli impianti non funzionano più e chiudono perché non sono sostenibili, sono una balla. Ed è questa la politica che ci siamo ritrovati davanti e abbiamo scelto di trovare un'altra strada. E quando eravamo allo 0,1% ci chiamavano populisti e ci deridevano. Antipolitica, ve la ricordate questa parola? È scomparsa, nessuno ne parla più. Perché? Perché il Movimento 5 Stelle in 3 anni è arrivato a prendere 9 milioni di voti, a diventare la prima forza politica di questo paese, senza finanziamenti pubblici e senza lobby, senza nessuno alle spalle. Ed è solo allora, quando hanno visto che eravamo la prima forza politica di questo paese, che hanno parlato di alleanze, che hanno parlato di mettersi insieme, facciamo qualcosa insieme, così è troppo semplice, è il metodo che avete sempre utilizzato voi, vi mettevate sul piatto, loro si mettevano sul piatto con i voti che prendevano e poi andavano a chiudere gli accordi per avere un assessorato, per avere un presidente di una municipalizzata o il presidente dell'ENI, è così che ha funzionato per anni. Noi abbiamo cambiato il paradigma, non abbiamo voluto vendere il vostro voto, ce lo potevamo vendere a marzo, 9 milioni di voti, ce li potevamo vendere e non l'abbiamo fatto. Questa si chiama coerenza, si chiama credibilità ed è quella che io vi chiedo di valutare alle prossime elezioni europee. Noi qui vi presenteremo dei volti, non cambia il nome, non cambia il personaggio, noi vi presentiamo dei volti e un'idea politica. È un programma, sono delle idee che stiamo portando avanti da mesi, da anni, nei consigli comunali, nei consigli regionali, in Parlamento italiano e adesso le vogliamo portare nel Parlamento europeo. Gli altri vi diranno le stesse parole, parlano tutti come noi ormai, dicono tutti le stesse parole nostre, copiano i nostri programmi, ma qual è la differenza? La differenza sta in una domanda che l'elettore si deve fare prima di andare a votare. Ma chi veramente ha tenuto fede alla parola che ha dato? Chi ha rispettato i programmi elettorali che ci diceva il giorno prima delle elezioni? Chi ha fatto quello che diceva prima delle elezioni? Ci dobbiamo chiedere perché oggi vengono pluriparlamentari europei per più legislature, vengono nei TG e nei talk show a dire noi vogliamo cambiare l'Europa. Ma scusa, ma perché non l'hai fatto negli ultimi 10 anni che stavi in Parlamento europeo? Perché non l'hai fatto? E lo stesso varrà per la regione, l'anno prossimo si presenteranno i candidati presidenti di regione che vengono da una gavetta politica di 20 anni e ci verranno a dire noi vogliamo cambiare la regione. E perché non l'hai fatto negli ultimi 20 anni visto che l'hai governata questa regione? E perché solo adesso mi stai venendo a dire che lo vuoi cambiare? E perché maledettamente il giorno dopo succede sempre la stessa cosa? Vi dimenticate quello che ci avete promesso in campagna elettorale? È finito! È finito questo metodo, noi non vi veniamo a fare promesse, noi vi chiediamo di darci una mano, il voto è solo una piccola parte di questa mano, ci dovete dare una mano a portare questi ragazzi nelle istituzioni, in Parlamento europeo, ma poi dopo li dovete seguire, gli dovete stare appresso, gli dovete stare addosso, gli dovete chiedere cosa devono fare, cosa non devono fare, come fate con noi in Parlamento italiano. Noi ci riduciamo lo stipendio, abbiamo il limite dei 2 mandati, ma il più grande controllo che sentiamo noi è il vostro. Sentiamo i meetup, i gruppi che ci seguono e ci fanno delle proposte. Allora, la differenza sta tutto qui. Io non vi chiedo altro. Oggi parleranno i parlamentari, campani, vi spiegheranno i risultati che abbiamo portato a casa contro tutto e tutti. Abbiamo fatto approvare 100 proposte nostre, sono legge dello Stato, 100 nostre proposte, di cui non vi parla nessuno. L'altra sera, quando lo diceva Bruno Vespa, restava con la bocca aperta. Quando gli spiegavo che il Sole 24 Ore, che non è il giornale del Movimento 5 Stelle, ha titolato in prima pagina il successo del Movimento 5 Stelle sulle cartelle esattoriali di Equitalia, che abbiamo bloccato per le imprese in difficoltà grazie ad un emendamento del Movimento 5 Stelle. E il Sole 24 Ore scriveva, l'uovo di Colombo, servivano gli alieni del Movimento 5 Stelle per ottenere un risultato che questo paese aspettava da anni. Quanti imprenditori si sono suicidati in questo paese negli ultimi 3-4 anni? 4.500 suicidi, perché gli imprenditori dovevano avere soldi dallo Stato e allo stesso tempo lo Stato gli chiedeva le tasse e così alla fine non riuscivano a pagare le tasse e Equitalia gli pignorava tutto e le banche gli chiudevano il credito. Noi abbiamo detto una cosa, appena siamo arrivati, d'ora in poi tutte le imprese che devono avere soldi dallo Stato non pagano le tasse finché lo Stato non gli dà i soldi ed è legge dello Stato.
Marco, la mia città, la Fiat si è presa 70 miliardi di euro di soldi pubblici, quando le cose non sono più andate bene, se ne sono andati e hanno lasciato migliaia di famiglie in cassa integrazione. Appena siamo arrivati abbiamo fatto approvare una norma che dice che tutte le imprese italiane, d'ora in poi, che prendono soldi dallo Stato e poi delocalizzano in Turchia, Brasile e tutti gli altri paesi, devono restituire i soldi che hanno preso. E questa è legge dello Stato, grazie al Movimento 5 Stelle. Beh, io vi ho fatto solo due esempi per dirvi che noi i risultati a casa li abbiamo portati per i disoccupati, per gli imprenditori. Non è più una questione di imprenditore contro operaio, poliziotto contro manifestante. In tutti i settori ci sono persone oneste e persone disoneste. Noi stiamo dalla parte degli onesti e li vogliamo aiutare in ogni settore di questo paese. Non cambia se sei operaio o imprenditore, se sei onesto, perché aiuti a vicenda l'altro. Ed è tutto qui. La nostra credibilità è nelle cose che vi racconteranno i miei colleghi dopo. Io adesso passo la parola a Carlo Sibilia, uno di quei deputati della Campania che si batte ormai da mesi, da anni, contro le banche, contro i poteri finanziari, è andato a Monte dei Paschi di Siena, all'Assemblea, lì dove c'è il cuore pulsante della sinistra italiana, lì dove si sono spartiti miliardi di euro per anni e fanno i tipi che stanno dalla parte delle persone deboli. Sta venendo da lì, da Siena, due giorni fa c'è stato. Carlo Sibilia, grazie. Ciao a tutti, ciao Gaetano, ciao cari colleghi, per me voi siete tutti colleghi, anche voi potreste essere tranquillamente dei deputati alla Camera oppure dei senatori, perché oggi è questo stiamo facendo, vi stiamo coinvolgendo nelle nostre azioni parlamentari, oggi voi stessi potete contribuire al nostro programma, potete discutere le leggi, noi abbiamo un sistema per il quale è possibile contribuire alle leggi che facciamo. Basta andare in rete e scrivere una proposta, noi cerchiamo di portarla all'interno del Parlamento, facciamo dei tavoli tecnici, diamo la possibilità al cittadino di inserirsi nelle istituzioni. Basta anche vedere come abbiamo fatto per creare le nostre liste alle elezioni del Parlamento europeo. Noi abbiamo creato un sistema che è libero, non abbiamo bisogno delle quote rosa, ognuno tranquillamente si può iscrivere e può dare la propria preferenza a chi meglio crede, c'è il curriculum, c'è il video e dopodiché tranquillamente in maniera libera può votare e verranno fuori questi candidati senza che nessuno paghi qualcosa a qualcun altro. Dei requisiti molto semplici, bisogna essere onesti, avere una fedina penale pulita. E questa è la cosa più importante, e dopo ve li presenteremo. Non abbiamo bisogno di nessuna legge che dica deve esserci obbligatoriamente il 50% di donne e il 50% di uomini. Se fai scegliere i cittadini, in maniera automatica i cittadini del Movimento 5 Stelle hanno scelto 50% uomini e 50% donne. È questo che succede, non abbiamo bisogno di leggi, perché dove c'è un valore non c'è bisogno di una legge. Allora voglio dirvi anche questo, vedete cosa accade all'interno della nostra regione. Io vorrei fare un applauso a tutte queste persone che gratuitamente, senza una lira, si mettono insieme, si aiutano l'un l'altro, cioè, qui c'è anche il gazebo di Afragola e siamo a Caivano, stiamo creando una rete su tutto il territorio campano, e l'applauso va a tutti i cittadini attivi che ogni giorno fanno questa attività di partecipazione, di diffusione dell'informazione. Non è mai successo prima, perché se voi sapete, siete potenti. Nelle vostre mani, se c'è l'informazione, allora se diventate potenti potete scrollarvi da questi soggetti che vi hanno oppresso fino ad oggi. Allora sapete cosa succede? Che grazie a noi oggi è possibile avere un sogno diverso, vedere un'Europa da un punto di vista diverso. Nelle nostre casse, nelle casse dello Stato, noi versiamo ogni anno più di 50 miliardi all'Europa e non riusciamo mai ad avere tutto quanto indietro, riusciamo solo ad investire il 30%. Allora pensate cosa potremmo andare a fare lì, a controllare dove vanno a finire i nostri finanziamenti. È già una cosa importantissima, un risultato fantastico. Queste persone in Europa, che ci guardano dall'alto in basso, spendono 400.000 euro per finanziare un teatro a Tallinn e favorire il dialogo attraverso le marionette, mentre qui la gente si muore di fame.
Mentre qui la gente non trova lavoro, investono 300.000 euro in una compagnia teatrale che è specializzata nel suono di sax e rutti. Andate a verificare, non vi sto prendendo in giro, fanno così. Spendono 8,8 milioni di euro per creare un'agenzia per dare lavoro alle persone nel Mali, in Africa, nell'Unione Europea. 8,8 milioni. E voi direte, ma avranno creato 3.000 posti di lavoro, 5.000 posti di lavoro. E invece no. Con 8 milioni di euro dei vostri soldi hanno creato soltanto 6 posti di lavoro. 6 posti di lavoro per gli africani dell'Unione Europea. Allora noi, queste non sono barzellette purtroppo, sembrano barzellette ma non è così, è la situazione europea oggi. Allora noi non vogliamo che l'Europa e l'Italia diventino soldi e investimento attraverso i soldi. Noi abbiamo tolto i soldi dalla politica, siamo stati l'unica forza politica ad aver rinunciato a 42 milioni di euro di rimborso elettorale. Siamo stati quelli che durante la campagna elettorale hanno fatto un patto con ciascuno di voi e vi hanno detto noi ci taglieremo del 50% lo stipendio e lo daremo alle piccole e medie imprese. Ebbene, siamo stati l'unica forza politica ad aver rinunciato al 50% dello stipendio come vi avevamo detto. Ma cosa abbiamo dovuto fare per darlo alle piccole e medie imprese? Abbiamo dovuto dormire 2 giorni e 2 notti davanti al Ministero dell'Economia e Finanze, perché in questo paese è diventato più facile rubare che dare i soldi indietro. E queste persone che tutti i giorni fanno questo si devono vergognare. Allora, questo è il paese, noi viviamo in un paese dove quando un cantante libero, in diretta televisiva, dove ha l'unico spazio libero e può dire quello che vuole, a posto fa il Presidente del Consiglio come il Boy Scout di Licio Gelli. Noi la pensiamo come lui, esattamente come lui. Lo abbiamo detto anche al TG1. Io sono stato al Monte dei Paschi di Siena. Mi hanno detto, lei cosa pensa della riforma del Senato di Matteo Renzi? Bene, la riforma di Licio Gelli è la riforma della P2. Perché abolire il Senato è una cosa assurda, è una svolta autoritaria. Quello che voleva Licio Gelli. Allora cosa c'è di male? E che succede? Che Forza Italia, il partito di Berlusconi, accusa la RAI di aver permesso a quel cantante di dare del pedulista di scatto di Ciaccioli a Renzi. Cioè pensate, Berlusconi che difende Renzi. E poi anche la PCR, la nostra grande velina capolista del PD. E poi pensate cos'altro succede, che il primo maggio dei deputati del PD scendono in piazza. I lavoratori se li volevano mangiare e naturalmente hanno chiesto l'aiuto delle forze dell'ordine perché dovevano essere scortati nella piazza. Cosa hanno fatto questi deputati del PD? Hanno dato la colpa al Movimento 5 Stelle che ha detto che noi istigavamo la violenza. Ma veramente avete istigato voi perché avete offeso per 30 anni i lavoratori italiani e poi andate in piazza e cercate di recuperare. Allora le cose in questo paese stanno già cambiando perché noi abbiamo fatto tutto quello che era possibile per combattere appunto i poteri finanziari, per non lasciare che questi partiti politici regalassero 7,5 miliardi di euro alle banche. Ma secondo voi da dove parte il problema? Tra di voi, prima venendo qui ho parlato con Andrea, dove sei? Fatti vedere. Andrea è uno che sta rischiando, ha rischiato già il posto, perché? Perché Banco Santander adesso lo metterà in mezzo a una strada perché chiuderà. Banco Santander è quello con cui Monte dei Paschi di Siena ha fatto un affare comprandosi Anton Veneta. Nel senso, ha pagato una banca che valeva 3 miliardi, l'ha pagata 17 miliardi. Dove sono andati a finire gli altri 14 miliardi? È tutto così. Anche la Banca Intesa San Paolo, che detiene il Corriere della Sera, e fa capo al PD. E vi spiego come, non ve lo dice mai nessuno. La Banca Intesa San Paolo è detenuta da una fondazione che si chiama Fondazione San Paolo. Questa fondazione è una delle più potenti d'Italia e detiene in mano RCS, che è la più grande compagnia di editoria italiana. Quindi quello che voi vi leggete, i libri di Corrado Augias, quello che voi leggete il Corriere della Sera, viene scritto da queste persone qui. E sapete chi è il presidente, o meglio chi era fino a pochi mesi fa, il presidente della Fondazione San Paolo? Era Sergio Chiamparino, che è attualmente candidato a presidente della regione per il PD in Piemonte. Allora queste sono le storture del sistema.
Ma noi cosa abbiamo fatto? Espulsi, dopo la nostra azione per bloccare il trasferimento di 7,5 miliardi di euro, siamo andati in giro per ogni paese e ogni comune di questa Italia. 60 tappe in ogni paese e in ogni comune. Anche di più, 80 tappe. Allora, cosa abbiamo fatto? Andiamo il 15 marzo a dire, andare all'Expo 2015, dove spieghiamo che l'Expo è stato un finanziamento alla mafia, alle camorre, all'andrangheta, dove ci hanno messo loro le mani, e questo lo diceva già una commissione della 16ª legislatura. E cosa succede? Che il 20 marzo arrestano Angelo Rognoni, quello che era responsabile degli appalti d'Expo 2015. Poi cosa succede? Che andiamo il 27 marzo andiamo a Catanzaro, e il 27 marzo esce una sentenza storica che dichiara il presidente della regione Calabria, Scopellitti, lo dichiara praticamente interdetto in maniera perpetua dai pubblici uffici e condannato a 6 anni per aver falsificato dei bilanci. E questa persona oggi ve la ritrovate all'interno delle liste di Forza Italia per essere eletta da voi. Quindi state attenti a quello che scegliete. Poi cosa è successo? Siamo andati 2 settimane fa a Benevento. Abbiamo chiesto al prefetto di Benevento: sciogli quella lista, quella giunta comunale al comune, perché c'è il sindaco che prima di andare a fare il consiglio comunale va a firmare in questura. È proprio così. E dopo 3 giorni cos'è successo? Hanno arrestato il prefetto perché rilasciava delle dichiarazioni antimafia false alle aziende locali. Allora io non so se noi portiamo sfiga o qual è il problema che abbiamo, però io sono sicuro che noi continueremo a girare tutta l'Italia fino al 25 maggio, e paese dopo paese io do un messaggio a tutti i disonesti del paese: sono cazzi vostri, perché vi veniamo a prendere uno ad uno. Io chiudo, vi faccio solo una preghiera. Io faccio una sola preghiera e chiudo. Come tanti vostri concittadini, anche noi stiamo dando il massimo, loro stanno impazzendo perché ci mettono dei soldi, ci mettono il tempo, ci mettono, magari rischiano i rapporti familiari per seguire il Movimento 5 Stelle. Ma perché lo fanno? Chiedetevi perché lo fanno loro e chiedetevi perché lo fate voi. Vi faccio una richiesta. Ogni giorno, da domani mattina, noi ce ne andiamo stasera, da domani mattina, ogni giorno fino al 23 maggio, quando tutti andremo a Piazza San Giovanni a Roma, parlate con gli amici, parlate con chi non vi ha mai filato, parlate con chi crede ancora a Renzi, parlate con chi crede ancora a Napolitano, che è il peggior presidente della Repubblica della storia d'Italia. Parlate con queste persone qua, parlate con loro, sedetevi, offritegli un caffè, perché non è facile, guardate, non è facile. È un pugno nello stomaco quando ti dicono che per 30 anni, per 40 anni ti hanno preso in giro. Non è facile capirlo. Però sedetevi e mettetevi insieme a loro. Impazzite per un giorno. Spiegate cos'è il Movimento 5 Stelle. Cos'è per voi il Movimento 5 Stelle. Non chiedetegli il voto, perché il voto verrà da sé. Grazie, ci sentiamo alla prossima. Vi presento Roberto Fico, attuale presidente della commissione di vigilanza RAI. Grazie. Grazie a tutti, grazie per essere qui e soprattutto grazie a tutti i ragazzi che hanno organizzato questo pomeriggio. Io sono presidente della commissione di vigilanza RAI e vi voglio dare dei piccoli esempi delle cose che si possono fare anche essendo un presidente di commissione di minoranza, quindi di una forza di opposizione. Il primo giorno che sono stato eletto presidente della commissione di vigilanza, che era il 6 giugno 2013, immediatamente ho rinunciato alla doppia indennità di funzione, che corrisponde a circa 26.000 euro all'anno. Ho rinunciato a tutte le auto blu a cui ha diritto il presidente di commissione, ho rinunciato a 4.000 euro di spese di rappresentanza perché non servivano. Allora io dico che questa potrebbe essere una prima spending review.
semplicissima che potrebbero fare tutti i presidenti di commissione. Le commissioni permanenti tra Camera e Senato sono 28, più le commissioni bicamerali, potrebbero tutti rinunciare all'indennità di funzione, tutti rinunciare alle spese di rappresentanza, tutti rinunciare alle auto blu, non ci vuole niente, non ci possiamo muovere tranquillamente come ci muoviamo ogni giorno a piedi, in metro, in taxi, e oltretutto non c'è niente di più bello che essere accompagnato dalle persone che fanno il movimento, dai cittadini, da una parte all'altra, dove ti vengono a prendere alla stazione, ti portano magari qui a Caivano, poi devi andare a Terni, poi devi andare all'Aquila e parlare con gli attivisti, interpretare il mondo con gli occhi delle persone che lo vivono davvero, ma non magari dalla faccia o dalle parole di un autista di un auto blu, perché se acchiappi un autista che è un po' coglione, tu interpretazione del mondo non ha nessun tipo di significato, tu devi vivere normalmente la tua vita per poter fare questo tipo di politica. Altre cose, una cosa importantissima fatta in commissione, che la commissione che oggi spende molto di meno, sono andato a paragonarla con le commissioni degli anni precedenti, le legislature precedenti, e ha una produttività maggiore, addirittura del 75% in più rispetto alla commissione della legislatura precedente. Quindi abbiamo una produttività di lavoro maggiore e un risparmio delle spese. Questo significa lavorare. La commissione bicamerale è oggi una delle commissioni più trasparenti perché è sempre in diretta streaming e per la prima volta nella storia abbiamo ottenuto gli stipendi a fasce di tutti i dirigenti della RAI. Non era mai successo, dirigenti giornalisti e dirigenti amministrativi. Per la prima volta nella storia abbiamo ottenuto il libro degli appalti. Non era mai successo nella storia della vigilanza RAI di avere il libro degli appalti. E per la prima volta è stato presentato il piano industriale 2013-2015 della RAI in diretta streaming in commissione e tutti i cittadini italiani hanno potuto seguire questa diretta e rimane agli atti protocollata. E questo quando si è liberi, quando si può fare ciò che si vuole perché si risponde solo ai cittadini, a nessuna lobby, è quello che si può fare, stiamo andando avanti, oggi possiamo dire che abbiamo più trasparenza, più produttività e soprattutto una serietà di lavoro e di onestà e di trasparenza che prima non c'era. Questo si può fare essendo presidenti di una commissione bicamerale, anche di minoranza. Immaginate quando ci saranno i presidenti di commissione di maggioranza e manca poco. Io mi sono davvero, davvero scocciato di sentire le conferenze stampa del Presidente del Consiglio. Mi sono scocciato perché io so a cosa corrispondono. 15 conferenze stampa, 0 leggi approvate in Parlamento. 20 comparsate in televisione, 0 leggi approvate in Parlamento. Di che cosa stiamo parlando? Tutto quello che avete sentito, la riforma del Senato, la legge elettorale, il decreto sulla pubblica amministrazione, tutto falso, non c'è niente, non c'è una legge approvata dal governo Renzi in Parlamento, neanche una, stiamo a zero. Quindi questi parlano in televisione e poi non c'è un atto in Parlamento. È questo che deve finire la politica in televisione, solo sui fatti e poi lì si sviluppa la discussione, non prima, queste persone non devono essere più invitate da nessuna parte se non c'è un fatto. Allora, perché sembra una propaganda inutile. Noi prima facciamo le cose e poi le veniamo a comunicare, le veniamo a dire, prima rinunciamo ai rimborsi elettorali 42 milioni di euro e poi proponiamo la legge, prima decurtiamo i nostri stipendi del 50% e poi proponiamo la legge, prima lavoriamo con i piccoli imprenditori e approviamo gli emendamenti che oggi fanno risparmiare soldi agli imprenditori e poi andiamo in televisione magari a dirlo e poi lo scriviamo in rete, non prima, perché la politica deve essere fatti, deve essere concretezza e se noi riusciamo a fare qualcosa allora ve lo spieghiamo perché non ci siamo riusciti e se ci sono i lobbisti in Parlamento fuori la Commissione Bilancio durante l'approvazione della legge di stabilità, ovvero la legge finanziaria, quella che dà i soldi ai cittadini in teoria li distribuisce, noi rinunciamo alle lobby e vi diciamo che non abbiamo voluto fare quella cosa perché fuori ci sono i lobbisti che intercedono per altre aziende con i politici. Speranza, il capogruppo del PD alla Camera, ha ritirato un suo emendamento perché c'era un lobbista che noi abbiamo rinunciato, Sivelli, e siccome c'eravamo noi abbiamo fatto un casino incredibile e in quei giorni là il segretario generale della Camera per la prima volta nella storia della Camera dei Deputati ha scritto una lettera dicendo questa persona, ovvero Luigi Sivelli,
non può più, non ci sono più le condizioni affinché rimanga alla Camera dei Deputati. Per la prima volta è stato cacciato un lobbista dalla Camera dei Deputati. La cosa più grande che stiamo riuscendo a fare è che abbiamo ridotto, annullata con questo gruppo parlamentare la distanza che c'erano tra i cittadini e il Parlamento, tra i cittadini e le istituzioni. Oggi qui non c'è nessuna differenza tra noi e voi, siamo lo stesso, siamo una rete, è chiaro, una rete di tutte le liste civiche che si sono presentate, una rete della lista che si presenta al Parlamento europeo. È finita questa distanza, la cosa che più loro non volevano era proprio questa, che la distanza si annullasse, che pensassero che fosse un altro mondo, che noi pensassimo che fosse un'altra storia, irraggiungibile, inarrivabile, e invece ci siamo arrivati tutti insieme come cittadini liberi, cittadini che fanno un percorso per riappropriarsi dello Stato, ed è quello che stiamo facendo oggi. Oggi qui c'è lo Stato, tutti insieme noi siamo lo Stato, e loro stanno perdendo. Mi sono scocciato di essere trattato, che sono trattati come un popolo di poco conto, con gli 80 euro falsi bonus in busta paga durante la campagna elettorale. Questo è il voto di scambio! È il voto di scambio legalizzato, sono degli irresponsabili. E vi dico che 70 euro li vanno cercando dalla RAI, e lo sai perché? Prenderanno 150 milioni di euro dal canone RAI. Lo prenderanno da lì, e lo sai che cosa faranno? Lo sapete che cosa faranno? Si svenderanno la rete di RaiWay. Che cos'è? Quella dei tralicci, delle antenne che diffondono il segnale radiotelevisivo, cioè il punto centrale del nostro segnale di radiodiffusione. Lo venderanno per pagare questi falsi 80 euro in busta paga. È questa l'operazione che abbiamo smascherato, è quello che vogliono fare, perché se prendono quella infrastruttura pubblica ci levano la nostra comunicazione, la comunicazione anche del futuro, e chi lo potrà comprare in questo modo così veloce, vendendo RaiWay e tralicci e gli antenne, chi potrà comprarlo? Due soggetti principali, o Mediaset e Berlusconi. Allora abbiamo scoperto l'accordo che hanno fatto all'Arco del Lazzareno sotto il quadro di Che Guevara. Vergogna! O con un accordo internazionale con Murdoch tramite Sky. E allora vogliamo gli 80 euro in busta paga in campagna elettorale per svendere quello che è un patrimonio pubblico pagato da tutti i cittadini italiani in 50 anni. Vergogna! Non ce lo faremo fare. Vergogna! Chiudo dicendovi che questa Europa qui non la vogliamo. Noi siamo i più europeisti di tutti. Noi vogliamo che l'Unione Europea torni ad essere una comunità. Perché oggi, che cosa è stata questa Unione? L'abbiamo visto in Grecia. In Grecia ci sono le persone che stanno male, che stanno soffrendo, i bambini malnutriti, le persone che prendono cibo scaduto dai supermercati, le aziende che chiudono, hanno chiuso anche la TV pubblica. E perché è successo questo? Perché la Grecia vale il 2% del PIL di tutta l'Unione Europea, e quindi come una multinazionale l'hanno tagliata, hanno detto voi non vi salviamo, non ce ne frega niente, hanno tagliato il 2% del PIL, perché l'Unione si fonda sui trattati, si fonda sugli accordi, e chi non rimane in questi trattati, chi non rimane in questi accordi, viene tagliato fuori. E invece noi vogliamo ritornare a una comunità europea, quella vera, il senso europeo di civiltà, e la comunità dice in 5 anni si dà degli obiettivi, in 5 anni voglio che tutte le persone abbiano un reddito, che tutte le persone abbiano una casa, che tutte le persone producano energia tramite le fonti rinnovabili. Questa è una comunità, e chi rimane indietro va salvato, chi rimane indietro va salvato. E questa lista, questi ragazzi non lo permetteranno più in Europa una cosa del genere. Il mondo sta cambiando, il mondo è finito, un'epoca sta tramontando,
al di là del Movimento 5 Stelle, è finita per queste persone, è una cultura morta, è una cultura moribonda, noi ne stiamo creando un'altra, l'abbiamo creata in tutta Italia, le piazze sono così in tutta Italia, ci stiamo riappropriando di un'idea, il Movimento è un'idea, noi siamo al centro di una rivoluzione e quindi dobbiamo sentirci anche fortunati di essere al centro di una rivoluzione che sta partendo dall'Italia e daremo lezione su questo a tutta Europa, quindi coraggio che siamo sulla strada giusta, forza! Ieri a Santa Fe della Carità abbiamo fatto una cosa divertente prima di presentare i candidati, facciamo un 1, 2, 3, vinciamo noi, che siamo tanti e bella, e presentiamo i candidati della nostra lista europea, gli diamo uno slancio e coraggio. 1, 2, 3, vinciamo noi! Bene, bene, Michele. Salve a tutte. Piccolo sondaggio. Chi vota Movimento 5 Stelle? Non era per voi, era per lui. C'ha 12 anni. Io ho sempre detto che le generazioni... No, addirittura! Vinciamo noi. Tu ti vai avanti così. Allora, io sono Michele Gambarano e sono di Capaccio. Stamattina ho avuto un incontro con una giornalista. Mi ha fatto un'intervista e dopo una mezz'oretta di chiacchiera lei ha già intervistato altre. Alla fine sapete che mi ha detto? Hai ragione, io ti voto. Perché hai detto la verità, se ne è accorta pure lei, ma l'ha detto ovviamente fuori dalla trasmissione, perché ovviamente non poteva. Ma basta dire la verità alle persone e se ne accorgono dalla faccia, dalle parole che gli diciamo. E che cosa l'ho detto a questa giornalista? Ho detto, ma ti piace la pasta? Ti piace la pizza? Ti piace la pasta col pomodoro? Tu lo sai che il 60% delle farine che arriva in Italia è estera, viene dal Canada, il 70% del pomodoro fresco arriva dalla Cina. Ha detto è possibile, qui è la capitale della pasta, e qui facciamo i pomodori. Ha detto no, si sono svenduti tutto. Che questa cosa qua è stata svenduta a livello europeo e l'altro giorno hanno firmato un altro trattato per far arrivare centinaia e centinaia di migliaia di tonnellate di grano dal Canada e dagli Stati Uniti, OGM, con le micotossine, che qua in Europa sono vietate, però ce la pigliamo. E perché? Perché i nostri politici, e ditelo ai vostri amici che non votano Movimento 5 Stelle, in commissione non ci vanno mai, non ci sono mai andati, sui tavoli delle trattative sono assenti, e quando ho chiesto agli amici di Bruxelles, perché ho lavorato con loro, li conosco, ho detto, ma come avete fatto a far approvare questi trattati? Mi hanno detto, no, ma i vostri erano assenti. Assenti in che senso? Non avevano studiato, non capito. No, assenti proprio. Non vengono. Vengono a piarti i gettoni di presenza, ci portano le mozzarelle, i pomodori, facciamo festa, fanno insomma un po' i bellini con i loro colleghi tedeschi e poi se ne vanno. E dall'altra parte che ci abbiamo tedeschi, francesi e inglesi che sulle commissioni sono granitici. Quindi noi dove cacchio ci abbiamo? Noi quello che dobbiamo andare a fare in Europa è controllare fino all'ultimo regolamento questi qua vanno a fare, perché altrimenti ci affossano, come hanno fatto fino ad ora. Va bene, pure quello, però no. Quindi io vi lascio e vi dico, incitate. Convincete i vostri amici ad andare a votare, in Europa si decide l'80% di quello che succede in Italia ed è importantissimo, importantissimo. E che non si lamentino poi dopo se magari gli arriva il regolamento europeo e dice ma non si può mettere il bidet nel bagno, pure quello si fa in Europa, anche quello. Però le cose più gravi ce le hanno fatte sull'agricoltura e sul turismo. Io penso che gli altri ne parleranno, insomma, dei vari problemi che sono avuti sui finanziamenti europei, 25 miliardi di euro ancora dobbiamo riuscire a prenderli e abbiamo altri 2 anni, questo sapete che vuol dire? Che verranno dati a pioggia, come capita, quindi come al solito ad amici, parenti, aziende, amiche, e verranno dati senza nessuna strategia sociale, perché quello ci vuole una strategia di sviluppo, che però non c'è, è l'unico sviluppo che vi provvederanno continuamente, è cemento, 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 ma questo non è sviluppo, non è quella della vita. Vinciamo noi, ragazzi.
Buonasera a tutti. Io sono Luigia Embrice, ho 25 anni e sono una studentessa in giurisprudenza. Io sono convinta della necessità di portare i cittadini nelle istituzioni per cercare di cambiare il nostro futuro, distrutto da decenni di mala politica a tutti i livelli, comunale, regionale, nazionale e anche comunitario. Noi dobbiamo dire basta a una politica che fa solo i suoi sporchi interessi personali, a persone che non hanno la più pallida idea di che cosa significa essere oggi un normale cittadino in Italia, a persone come la Picirno che ha detto che con 80 euro si fanno 2 settimane di spesa. Io voglio sapere come la fa a fare la spesa questa persona. Probabilmente la va a fare nel ristorante della Camera, la sì che un piatto di pasta costa 2 euro, ma questi sono i privilegi della casta che non appartengono ai comuni cittadini, molti dei quali fanno fatica ad arrivare a fine mese e mentre loro se ne vanno in giro con le auto blu, i cittadini pagano assicurazioni sempre più care e di questo lo sapete chi dobbiamo ringraziare? La Picirno e i suoi colleghi del PD Campano che hanno votato contro la proposta del Movimento 5 Stelle che prevedeva che l'assicurato che non avesse incidenti per 5 anni gli si dovesse essere applicata la tariffa più bassa su base nazionale e questo rende noto che loro non sono portatori degli interessi dei cittadini ma degli interessi delle lobby e come lo sono a livello nazionale lo sono anche a livello europeo. L'esempio più classico di quello che sto dicendo è il MES. Sapete che cos'è il MES? Il meccanismo europeo di stabilità. Noi abbiamo firmato una cambiale di 125 miliardi e già gliene abbiamo dati 47. Voi lo sapete a che cosa servono questi soldi? A salvare gli stati in crisi. Probabilmente se chi ci governa non se ne è accorto, l'Italia è già uno stato in crisi. Negli ultimi 4 anni, per questa crisi, si sono ammazzate 4.500 persone e noi regaliamo gli soldi all'Europa. E loro che cosa ne faranno? Magari se finiremo in una crisi ancora peggiore ce li presteranno, ci presteranno i nostri soldi con tassi di interesse e se non riusciamo a restituirglieli vogliono come garanzia i nostri beni culturali. Questi qua, chi ci amministra, chi ci rappresenta, ci sta vendendo pezzo pezzo. Una volta che avranno distrutto la nostra economia, una volta che si saranno presi anche i nostri beni culturali, ce ne vorremmo uscire dall'euro, arrivederci, vorremmo uscire dall'Europa, arrivederci, non gli serviremo più a niente. Noi il 25 maggio abbiamo una possibilità di cambiamento e l'unica alternativa è il Movimento 5 Stelle e noi queste elezioni non le dobbiamo vincere, le dobbiamo stravincere. Grazie. Buonasera a tutti, io mi chiamo Valeria Ciarambino e sono candidata al Parlamento Europeo con il Movimento 5 Stelle. Ho l'onore di essere candidata al Parlamento Europeo con il Movimento 5 Stelle. Ogni volta è bellissimo venire ad incontrarvi e rendermi conto di quanto la nostra rivoluzione di bellezza sta dilagando. Noi come candidati stiamo girando in tutta la campagna e stiamo incontrando le persone, gli attivisti, i cittadini che hanno scelto di metterci la faccia, che hanno scelto di darsi da fare per riprenderci questo paese. E io ho la presunzione di dire che questo movimento sta mettendo insieme le persone più belle di questo paese e che questo paese ce lo riprendiamo davvero. Io stasera vengo qua e ho un dolore dentro perché prima di arrivare ho incontrato una persona che ha voluto conoscermi, una persona della mia città di Pomigliano, una donna che mi ha raccontato la sua storia, è venuta ad incontrarmi e mi ha detto che lei non ha un lavoro, che è divorziata dal marito, che ha un figlio con gravissimi problemi di salute. Ed era proprio disperata. Io ho avuto la sensazione che lei fosse venuta ad incontrarmi perché forse si aspettava che essendo io una candidata avrei potuto farle una promessa, no? Si aspettava di trovare qualcosa, una risposta alle sue difficoltà. E io le ho detto questo, ho detto io non ho niente da darti, nessuno di noi ha niente da darti, noi rinunciamo ai rimborsi elettorali, noi non gestiamo in maniera privatistica il bene pubblico, però noi siamo a tua disposizione perché siamo una comunità, non hai trovato, non troverai forse un lavoro, non troverai una promessa, non troverai un favore, però troverai delle persone che si mettono al tuo fianco e con te sono disposte a lottare. Questo è il Movimento 5 Stelle, nient'altro che questo. E questo è un modo nuovo di fare politica, è la nostra rivoluzione, vuol dire riprenderci tutto quello che ci è stato tolto. Io dico sempre così,
io sono veramente felice, può sembrare assurdo che una giovane dica in un momento storico del genere sono felice di vivere questo periodo storico, di essere nata oggi, perché sono felice di poter partecipare a tutto questo. Io, mio nonno mi raccontava appunto del periodo del dopoguerra in cui gli italiani si sono rimboccati le maniche e hanno ricostruito il nostro paese. Ecco, questo è lo stesso momento di allora. Noi siamo gli italiani che si stanno rimboccando le maniche e che lo ricostruiranno questo paese. Il Movimento 5 Stelle è questo. Ed è questo che andremo a fare in Europa. Andremo a portare questa dignità, questo onore di popolo. Andremo a difendere i nostri interessi. Prima il Signore parlava della doppia sede. Quelli che ci applicano le politiche di austerity, che pretendono da noi dei sacrifici immensi, sono gli stessi che hanno la doppia sede per un accordo tra la Francia e la Germania e spendono 200 milioni di euro. Contro tutte queste ingiustizie ne andremo a lottare. Grazie. Buonasera a tutti, io mi chiamo Maria Ipri, ho 30 anni e vengo da Portici. Ci stiamo avvicinando al 25 maggio. Io vi devo dire che man mano che incontriamo le persone nelle assemblee pubbliche sono sempre più emozionata, perché ci stiamo avvicinando al giorno della rivoluzione, perché noi il 25 maggio avremo modo di andare a votare e potremo finalmente ripristinare l'ordine che si era invertito. Finalmente andranno di nuovo i cittadini nelle istituzioni, cittadini che si occupano di politica, cioè che si incontrano e che parlano dei loro territori, perché quelli che ci sono adesso nelle istituzioni non sono politici, sono persone che fanno accordi privati, sono persone che preferiscono, che utilizzano i beni pubblici come garanzie per fare debiti su debiti e svendersi il paese. E nel mio vocabolario questo si chiama corruzione, si chiama criminalità organizzata, non si chiama politica. Quindi io sono contentissima che ci avviciniamo a questa rivoluzione. E nonna, voglio dirvi una cosa che dovete dire a tutti quelli che oggi non sono più presenti fino al 25 maggio e che sicuramente vi avranno già detto, a me dicono sempre ai gazebo quando faccio il volantinaggio, ma signorina la rivoluzione non è nel voto, la rivoluzione è andare in piazza, incendiare tutto, quella è distruzione, non è rivoluzione, ma noi non vogliamo distruggere il nostro paese, noi lo vogliamo tutelare. Noi vogliamo che cresca il nostro paese ed è per questo che ecco, il 25 maggio avvertiamo tutti di questa importante rivoluzione. Grazie. Buonasera Calvano, mi chiamo Vincenzo Viglione per chi non mi conosce, perché la maggior parte di voi li conosco quasi di persona. Ho passato gli ultimi 3 anni a raccontare le storie di questo territorio, proprio di Caivano, assieme degli amici che adesso vedo in fondo alla piazza, dei fratelli che per me praticamente hanno segnato il lavoro di racconto della terra dei fuochi, quello che passa attraverso la puzza che si sentiva su questi territori. Bene, quella puzza che noi vogliamo eliminare da oggi, a partire da questo momento e arrivando fino al 25 aprile, noi arriveremo nelle sedi più importanti per cancellare quella puzza. Una puzza che parla di corruzione all'interno di tutti gli organismi politici e rappresentativi di questa terra, quella che ha permesso la formazione di quel famoso tavolino a 3 gambe di cui tanto vi hanno ricordato, che ha portato in questa terra ogni sorta di rifiuti tossici e che oggi ci vede protagonisti di una legge di cui dopo vi parleranno. Vogliamo spazzare via questo meccanismo che permette alla mafia di proliferare in questi territori, di creare profitti in questi territori, di creare delle dinamiche che sono al di là della nostra portata fino a oggi, poi non lo saranno più. Non vogliamo più sottostare a degli accordi internazionali per effetto dei quali si va a costruire una TAV in Francia che vede prevalere le ragioni della Francia rispetto a quelle dell'Italia. Perché sappiamo benissimo che ci sono infiltrazioni della mafia, della camorra, dell'andrangheta all'interno di opere come la TAV in Val di Susa, come l'Expo. Allora perché piegarsi alla volontà di uno Stato che non sa neanche di che cosa parla quando si parla di mafia? Allora noi vogliamo che questo tema diventi un tema europeo, perché questo territorio deve risorgere anche attraverso l'attenzione di un'Europa che sia attenta a questi fenomeni. Non è possibile scordarsi di fenomeni che in questo territorio hanno seminato morte e distruzione. Eppure nazioni come la Germania, che tendono a dettare legge da questo punto di vista, dovrebbero ricordarsi che Duisburg non sarà mai
un caso isolato come quello dell'Andrangheta che è arrivato in Germania, perché così come quell'episodio siamo sicuri che cova all'interno di tante altre località dell'Unione Europea, di questa famosa Unione Sterile Europea, tanti fenomeni di questo tipo che vedono infiltrazioni camorristiche laddove c'è qualcosa da guadagnare, laddove c'è qualcosa di cui mangiare su questi territori. Allora è arrivato il momento di dire basta. E allora attraverso il voto che voi ci accorderete il 25 maggio e che vedrete il Movimento 5 Stelle diventerà la prima forza politica di questo Paese a portare la maggior parte di parlamentari nuovi all'interno di un contesto europeo che mai si è visto, una rivoluzione totale all'interno da questo punto di vista. Vi chiudo l'intervento con una sola riflessione. Quando vi verranno a dire che i sondaggi ci danno al secondo posto, i sondaggi sono qualcosa che oggi vi stanno propinando come un qualcosa che viene effettuato su linea telefonica fissa, e quelli che sono del Movimento 5 Stelle la linea telefonica fissa neanche ce l'hanno. Quindi qualcuno non ve lo dovrà raccontare mai che il Movimento 5 Stelle è già il primo partito. E allora assieme a questo voto noi rivoluzioneremo tutti i territori, a partire dai consigli comunali, arrivando a quelli regionali. Al Parlamento già ci stiamo e adesso andiamo a dare una scossa anche a quello europeo. Grazie. Buonasera Corano, buonasera Focola, buonasera cittadini di questo territorio che è martoriato dalla mafia ormai da anni. Buonasera colleghi, cittadini come me. Sono Fabio Romagna, candidato anch'io all'Europea, e sono un attivista del territorio napoletano ormai da 8 anni con gli amici di Meetup di Napoli. Sono molto emozionato perché questa è una terra alla quale io sono veramente legato, che ha dato proprio l'inizio a quello che è il mio attivismo. Vi racconto brevissimamente di cosa sto parlando. Io 8 anni fa non sapevo niente della questione dei rifiuti tossici, assolutamente niente, come magari molti di voi qui oggi presenti. Venne a conoscenza di un articolo scritto da Alessandro Iacuelli, che molti di voi immagino conosceranno, che si intitolava "Così muore la mia terra". Dopo che avevo letto quell'articolo io piangevo, signori, io piangevo. E da quel giorno in poi non ho più potuto fare a meno di guardarmi indietro e non sono più potuto tornare indietro. Il giorno dopo non era uguale a quello prima. Quella che per me era una vita normalissima, avevo appena cominciato a lavorare a tempo pieno, pensavo a come sarebbe potuto essere il mio futuro, diventò una vita alla ricerca di persone come voi, che siete qui oggi presenti. Quella comunità che abbiamo costruito, che stiamo costruendo qui oggi, è esattamente quella che andremo a portare in Europa. Perché l'Europa ha un grosso problema, ed è eclatante, lo si vede intorno a noi. Non so quanti di voi ormai hanno un lavoro a tempo indeterminato, è diventato una chimera, immagino. Non so quanti di voi abbiano un lavoro qui oggi. L'Europa, l'Eurostat in particolare, ci dice che nel 2014 il numero di poveri in Europa salirà a 120 milioni. Un quarto della popolazione europea sarà considerata sotto il livello di povertà. Che vuol dire che saranno persone che non sono capaci neanche di sapere cosa saranno in piatto a tavola il giorno dopo. Non sono persone che non sapranno neanche se hanno un tetto sulla testa il giorno dopo. E io questo lo vedo con i miei occhi, io abito a Firenze da un anno, e lì la questione è peggiorata da un anno a questa parte. Vedo tantissime persone, normalissime persone, che le vedessi di giorno vestite di giacca e cravatta che vanno al lavoro, la sera le ritornino in mezzo di una strada, coppie, famiglie, abbracciate, a freddo, un mese fa. L'ho vista la sostanza centrale, 30 lettini buttati lì per terra con persone che si abbracciavano e dormivano nel freddo della notte. Questa è l'Italia che stiamo costruendo oggi ed è il modello, ed è preso il modello della Grecia che già abbiamo costruito. Quella Grecia, quei bambini non sanno neanche più come fare a mangiare. 500.000 bambini hanno da mangiare cibo scaduto. Qui ci lamentiamo che nelle scuole non abbiamo più neanche la carta igienica. In Grecia non ci sono neanche più i maestri e le maestre a scuola. È quello il modello di Europa che stiamo costruendo. E questa è l'Italia del domani se non faremo qualcosa. E questa è la Spagna del domani se non faremo qualcosa. E tutto questo non è casuale. Ci sono delle regole che ci stanno imponendo dall'alto. Quelle leggi che oggi facciamo qui in Italia, in realtà ci sono chieste dall'Europa. Quell'economia che sarà confusa con la finanza, che sarà confusa con l'affarismo. Tutto questo è deciso di su. E noi andiamo lì a cambiarlo, andiamo lì a cambiare il fiscal compact, il MES, il pareggio di bilancio in costituzione, tutti quei trattati che ci stanno ammazzando. Andiamo a distruggere un'Europa che ci sta distruggendo e ne costruiremo una nuova nella quale potremo dire di essere felici, perché è la felicità che dobbiamo guardare, avere pulita, l'acqua pulita, cibo buono, locale,
quell'Europa che oggi non c'è, andiamo a costruire vicino a noi. Stasera giuro che faccio il bravo. Sono Pierinicolo Pellicini, sono un fisico medico e ho lavorato qui a Napoli per un bel po'. Faccio l'università qui a Napoli, fisico medico significa lavorare nell'oncologia. Gli ospedali che probabilmente avete sentito nominare, la Scaletti, la Villa del Sole, la Mediterranea, la Sun, da quelle parti lì. Perciò stasera vi parlo di sanità. Nella sanità ci sono i soldi e quindi c'è la politica. Abolirlo, sì. Ci sono i soldi e c'è la politica fa le nomine. Prima si limitavano a nominare i direttori generali, poi hanno cominciato a nominare i direttori sanitari, quelli amministrativi, poi hanno cominciato con i primari, poi hanno continuato al di sotto, fino a che oggi nominano pure gli infermieri. Sono tutti intrallazzati. E chi ne paga le conseguenze? Ne paga le conseguenze intanto chi ha studiato, chi lavora. Perché una parte di chi sta nell'ospedale, non sono tutti quanti così, lavorano, si fanno il mazzo, però sono messi ai margini, perché poi sono proprio quelli che ogni tanto dicono signor no. Chi va avanti invece, chi dice signor sì, è uno schifo. Ci sono i soldi, ci sono i poteri forti, ci sono le case farmaceutiche, avete sentito il problema dell'Avastin? L'Avastin, la Roche, la Novartis. C'era lo stesso farmaco, lo stesso principio attivo, 15 euro oppure 800 euro. Quale abbiamo preso noi? Quello da 800 euro. Che schifo! Allora, a calci nel culo! Da domani non partecipi più alle gare d'appalto, così si dovrebbe fare. Invece no, comandano tutto loro. Comandano tutto loro! Che c'entra questo con l'Europa? Che c'entra questo con l'Europa? No, c'entra. Quelle case lì sono proprio coloro le quali comandano in Europa, nella Commissione Europea, dove si fanno le leggi, perché dovete sapere che le leggi in realtà non lo fa il Parlamento Europeo, non è come l'Italia. Il Parlamento Europeo non ha neanche l'iniziativa legislativa, ce l'ha la Commissione Europea che è fortemente influenzata dalle lobby. E chi sono le lobby? Le case farmaceutiche. Le case farmaceutiche, le ditte che producono l'energia, chi fa l'energia, le grandi multinazionali, l'ENI, chi fa le bonifiche, ci guadagnano tutti. Io raccolgo il petrolio, lo tiro fuori il petrolio e inquino, perché tirare fuori il petrolio in Italia non è conveniente, se lo vuoi fare lo devi fare soltanto a prezzo di inquinare il territorio. E chi prende, veramente c'è pochissimo, pochissimo. Che chi prende questa roba inquina, e chi inquina ci guadagna due volte, perché sono gli stessi che prendono le stesse commesse, e le case farmaceutiche ci guadagnano anche loro, e poi alla fine chi ci perde? Il territorio, noi che produciamo i nostri prodotti naturali, è tutto uno schifo, è tutto quanto così. E adesso hanno fatto il fiscal compact, sono gli stessi che fanno il fiscal compact, quando arriveranno questi 50 miliardi, chi le paga? Dove stanno i soldi? Nella sanità. L'80% dei bilanci regionali è tutto quanto assorbito dalla sanità. E chi taglieranno? A cosa taglieranno? Ai loro? A quelli che hanno messo loro? Al clientelismo? No, taglieranno a quei poveri cristi che hanno studiato. E quindi alla fine noi ci troviamo soltanto una cosa, che i tumori aumentano sempre di più perché l'inquinamento è quello che vedete, e non ci sarà nessuno che sarà capace di metterci riparo, perché i medici bravi saranno stati cacciati via un'altra volta. È uno schifo, ve lo dico per l'ultima volta, è uno schifo. Allora io vi dico una cosa, non lo so chi c'entra di noi, le persone che avete visto qua, forse qualcun altro, ma chi andrà di noi lì in Europa una cosa farà. Io non andrò a battere i pugni sul tavolo, io quel tavolo glielo rovescio in faccia. Ciao. Buonasera a tutti, io mi chiamo Isabella Di Noci e sono di Salerno. Da circa due anni io vivo a Bruxelles, sono laureata in conservazione e beni culturali, ho frequentato l'università a Napoli, ma come tanti di voi sicuramente avete figli, cugini, parenti che sono dovuti partire perché qui non si trova lavoro, e quindi un paio d'anni fa sono dovuta partire e andare a trovare lavoro all'estero. Io non mi sarei mai aspettata di candidarmi alle elezioni europee, però vi devo dire che ho visto con i miei occhi quanto fossero inefficienti due cose. La prima, le istituzioni italiane che sono a Bruxelles. Mi sono scontrata nella mia vita di imprenditrice
con per esempio la Camera di Commercio Estera. Vi assicuro che ci sono persone che neanche parlano italiano alla Camera di Commercio Estera italiana e che se andate a chiedere delle informazioni vi abbandonano completamente, non vi fanno neanche salire in un ufficio, vi danno delle informazioni nell'ingresso dicendomi noi non ce ne occupiamo di queste. Ma come vogliamo allora esportare prodotti se uno di noi vuole andare a Bruxelles e vuole portare dei prodotti italiani, perché ci sono tante eccellenze italiane, tante eccellenze campane, io voglio importare prodotti campani a Bruxelles, ci scontriamo contro queste istituzioni che noi paghiamo, per esempio le nostre tasse, sono dipendenti che paghiamo con le nostre tasse e che non ci aiutano, se ne lavano le mani. E secondo, mi sono scontrata con le istituzioni europee, ho visto che effettivamente nessuno fa i nostri interessi, non vedo quasi mai parlamentari, soprattutto quelli campani, se andate a vedere nelle classifiche di assenteismo, i campani sono i peggiori. Io in questi giorni, voi sicuramente accenderete la TV e vedete tantissimi rottinosi, tantissimi europarlamentari. Chiedetevi che cosa hanno fatto negli ultimi 5 anni, perché sono adesso vi vedete in televisione. Adesso ci dicono che è completato, bene, ci sono tanti archeologi come me che però devono lavorare all'estero, devono andare in Germania, devono partire anche da fare il cameriere in un altro paese. Ma che cosa hanno fatto fino adesso questi europarlamentari? Li avete mai visti alla sovrintendenza di Pompei per chiedere che cosa, come sono stati spesi i fondi strutturali della regione Campania? Li avete mai visti a chiedere per esempio perché i fondi dei grandi attrattori turistici che avevamo, 1,5 miliardi, sono tornati indietro? Quindi per favore, quando vedete questi personaggi, che sicuramente in queste settimane vi troverete dappertutto, sotto casa, vicino alla macchina, per televisione, saranno onnipresenti, chiedetevi che cosa hanno fatto negli ultimi 5 anni. Io non voglio sapere dopo i trattati, quando già sono stati firmati, vi voglio sapere prima che cosa succede a Bruxelles. Bruxelles è fondamentale, lì vengono prese le decisioni che poi è cascata, vengono trasferite nel Parlamento europeo e che poi ci influenzano anche nella vita quotidiana di tutti i giorni. Mai più ci devono essere dei fondi non spesi che tornano indietro come quelli della regione e persone che devono partire per lavorare come sono partita io. Mai più. Siamo campani, dobbiamo vivere in Campania. Punto. Grazie. Allora, adesso reintervengo. Ci sono gli ultimi 4 interventi dei nostri parlamentari che vi spiegheranno un po' quello che abbiamo fatto e ottenuto in Parlamento. Però è mio dovere leggervi il messaggio di un senatore che manca oggi, ed è Sergio Puglia, che ci scrive questo. Penso che questa cosa la farete dopo. A causa del decreto lavoro Poletti, questa sera a Caivano non potrò esserci. Abbiamo presentato circa 600 emendamenti. Questa sera Brandine e Cuscini si fa la nottata in commissione. Forza! Dimmi un momento. Buonasera. Sono Vilma Moronese, vostra portavoce in Senato. Io voglio iniziare raccontandovi quello che mi è successo stamattina. Mi sono recata all'ufficio postale perché dovevo effettuare un bonifico di 14.000 euro, che è la differenza sul mio stipendio, sull'indennità che noi come parlamentari del Movimento 5 Stelle gli diamo indietro allo Stato e alle piccole e medie imprese. Mi sono ritrovata in questo primo ufficio postale e la signora, l'operatrice, era emozionata. Ha detto: io non ho mai fatto questa operazione, questo tipo di bonifico, non è mai capitato. E mentre lavorava mi chiedeva informazioni sulle finte promesse di Renzi e allo sportello a fianco mi si è avvicinato un signore, stava facendo anche lui un'operazione e credo fosse un esponente del PD. Anche prima di andare via ho sentito le nostre chiacchiere e ha detto: perché voi italiani siete, gli italiani sono un popolo delle lamentele, sapete solo lamentarvi. Anche io l'ho guardato e ho detto: veramente noi siamo il popolo dei fatti. Io sono restituendo i soldi, io ho il parlamentare del PD di fare altrettanto. E lui mi ha detto: e come fai a sapere che sono per PD? Ho detto: ma chi mi riconosce? Voi siete peggio del PDL di Forza Italia, perché siete tutti voi. Sono molto arrabbiata, sono stanchissima di vedere questi politici che per 30
italiani sono gli stessi che hanno messo in ginocchio la nostra Italia, vedete che questi politici, gli stessi, trattano i cittadini italiani come se fossero delle persone incapaci di intendere e di volere, perché dicono una cosa e ne fanno un'altra, perché promettono mare monti e poi ottenuto quello che vogliono non fanno nulla. Questo, signori, è viscida, è meschino, e per usare una parola che ha usato il Presidente Grasso nei confronti di noi portavoce al Senato, è deplorevole, ma il Presidente Grasso ha usato questa parola per etichettare noi che abbiamo avuto il coraggio di dire in Senato con dei cartelloni noi la mafia vanno in Stato. E per voi questo che significa? E allora voglio farvi capire il loro grado di meschinità, il loro grado veramente di indecenza. Vi racconto brevemente due votazioni, una alla quale hanno votato a favore e l'altra che hanno votato contro. Ebbene, noi al Senato avevamo ottenuto, tramite un provvedimento, di innalzare le pene per il politico che si macchia del reato dello scambio elettorale al politico mafioso, cioè il politico che va dal mafioso e acquista voti in cambio di denaro o di altra utilità. Ebbene, questo provvedimento è ritornato alla Camera, e alla Camera il PD, dopo il famoso incontro Berlusconi-Napolitano, ha ritirato tutto e ha votato a favore di un emendamento che ne dimezzava le pene, permettendo al politico che si macchia di questo mafioso di non andare mai in galera, di potersi presentare nuovamente alle elezioni e quindi di non avere l'interdizione dai pubblici uffici. Loro hanno votato a favore del dimezzamento delle pene, hanno votato a favore della mafia. Altro provvedimento, signori, ha chiamato. Noi come Movimento 5 Stelle abbiamo presentato la nostra proposta sul reddito di cittadinanza, un reddito di cittadinanza perché riteniamo che tutti gli italiani debbano avere un reddito minimo garantito. Questi signori hanno la posizione di dire cosa dovete pensare, cosa dovete fare, il Renzi dice con i figli di 80 euro chi di noi può portare i propri figli a mangiare la pizza. Non è questo quello che vogliamo, noi vogliamo che questa diritta, questa scelta sia data a tutti gli italiani, non solo a una porzione di italiani che lui oltretutto utilizza come spazio pubblicitario e in campagna elettorale. Prego? Che già lavora voi! Che già lavora, che è un numero minimo, perché andiamo a vedere quanti ne sono quelli che la busta paga non ce l'hanno. Ebbene, attraverso il nostro reddito di cittadinanza, noi abbiamo presentato vari emendamenti e ogni volta il PD, Forza Italia, NCD hanno sempre votato contro. Signori, questo è semplice. Hanno votato sì alla mafia, hanno votato no ai cittadini. E noi questo non lo vogliamo più. Chiudo con una frase a me cara di Albert Einstein, che dice: follia è fare sempre la stessa cosa e aspettarsi un risultato diverso. Signori, per 30 anni, 20 anni avete votato sempre le stesse persone, il risultato non è cambiato. Anzi, è sempre peggiorato. Per una volta vi chiedo, aprite i vostri cuori, abbiate orgoglio, cacciate tutta la dignità che avete, pensate ai vostri figli, fate una cosa diversa, votate dei cittadini come voi e votate il Movimento 5 Stelle. Grazie. Ciao, salve, sono Paola Nunez della Commissione Ambiente al Senato del Movimento 5 Stelle. Ah, ma che bello! Vi voglio dire una riflessione. Votare le europee penso che per gli italiani non sia stato mai un pensiero molto importante. Un po' lo dicono anche i sondaggi, un po' è così. Però noi ci siamo resi conto negli ultimi anni che l'Italia da sola non può cambiare nulla. Andare in Europa e cambiare l'Europa è fondamentale, è assolutamente indispensabile. Il voto che daremo in questa tornata elettorale è importante per questo, ma è importante anche per un'altra questione, perché lì i partiti, quel grosso partito unico con cui noi stiamo combattendo da un anno, sta aspettando di vedere questo risultato. Sono tutti in attesa di capire quali sono le vere forze in campo. E questo lo si capisce da tutto, rimandano la discussione dei provvedimenti, discutono senza prendere posizioni anche su quelle che sono i DL costituzionali.
ci sono delle fortissime forze in contrapposizione, perché sono tutti in attesa di capire il Movimento 5 Stelle che forza avrà, anche per un cambiamento costituzionale, anche per la legge elettorale, perché non vorranno mai trovarsi con una legge elettorale come quella che hanno presentato con un Movimento 5 Stelle primo partito in Italia. Quindi è fondamentale andare a votare, ma è fondamentale anche perché in Europa si prendono le decisioni importanti, e ve ne voglio raccontare una un po' difficile, mi dovrete perdonare, però è fondamentale. Noi, lo sapete bene, non abbiamo né un piano industriale né un piano energetico, eppure sono 8 anni almeno che si sta puntando sulle energie rinnovabili in Italia come nel resto d'Europa. Riding ha detto che il nostro petrolio nel sud è il sole, e così dovrebbe essere. Quello che abbiamo sentito la ministra Guidi dire, il nostro oro è ancora il fossile, il petrolio e il gas, come se la Basilicata, che è stata perforata da tanto tempo, fosse una regione ricca, no? Oppure come se nella Vellinese, dove vogliono procedere a fare questo, possiamo sperare in una ricchezza. Lo sappiamo bene, abbiamo fatto delle audizioni in commissione, e sappiamo bene che il nostro petrolio è brutto, sporco e cattivo. Eppure cosa succede? Che la Commissione UE permette alle industrie di esentarsi dal pagamento del contributo per le energie rinnovabili. Questa è una cosa gravissima, questa avviene in questi giorni, e permette anche di finanziare le centrali termoelettriche per la capacità di riserva energetica che va a compensare il danno che stanno ricevendo dalle energie rinnovabili. Signori, vi rendete conto che questa è una cosa gravissima? Ci è stato permesso che venga eliminato dalla bolletta delle industrie più energivore quella quota parte che va al contributo del fotovoltaico e dell'eolico, e andrà tutto sulle spalle dei contribuenti. Questo lo decide l'Europa. Ecco perché noi dobbiamo andare in Europa, dobbiamo vincere questa tornata elettorale, assolutamente. Grazie. Ciao a tutti. Sono Luigi Gallo della Commissione Cultura, e ho ascoltato quello che dicevano i miei colleghi e mi rendo conto che raccontano la Grecia come qualcosa a cui stiamo arrivando, però purtroppo molti episodi stanno accadendo in Italia quotidianamente. A me arrivano tutte le segnalazioni delle persone che vivono nel mondo della scuola e che lavorano in questo settore. E in uno degli ultimi incontri che abbiamo fatto, ho incontrato una professoressa che ha raccontato che un suo collega si è suicidato. Un suo collega si è suicidato perché era un precario e non ha ricevuto il rinnovo del contratto dopo 30 anni che lavorava nella scuola. Adesso nel Parlamento noi stiamo seguendo altre, oltre al tema della scuola, anche le ditte esterne che lavorano nella scuola, e dall'inizio di questo tema, cioè nel momento in cui questo tema è arrivato in Parlamento, l'abbiamo affrontato in modo lineare. Avevamo fatto una proposta per ridurre la spesa, avere la qualità del servizio e garantire i diritti dei lavoratori. Che cosa è successo? Si è deciso di seguire un'altra strada, si è deciso di seguire la strada delle esternalizzazioni, perché era una strada che garantiva soldi alle ditte esterne e alle cooperative, bacini elettorali e clientelari di tutto il nostro territorio. E oggi quelle persone si trovano senza stipendio, si trovano a zero, a lavorare a volte anche 5 ore a settimana, oppure in cassa integrazione a 0 ore. Oggi mi ha scritto una persona e mi dice che lei è malata di tumore, e chi detiene la cooperativa ha detto che sarà la prima ad uscire, a non rinnovare il contratto.
lei che da solo col proprio stipendio portava avanti una famiglia. Allora, queste sono le situazioni che noi quotidianamente riceviamo le segnalazioni, riceviamo queste informazioni, e io penso, ma cosa faceva il nazismo prima? Faceva questo. I disabili li cacciavo fuori dalla società che non serviva più. Le persone più deboli le allontanava. Siamo arrivati a questo punto, non è che bisogna guardare la Grecia. Purtroppo è sommerso. Quante persone conoscono di noi in questa piazza, amici o conoscenti che stanno andando alla Caritas per ricevere un pasto quotidiano? Io lo sentivo già l'anno scorso, quando facevamo le lezioni e stavamo con i gazzelli in piazza, mi si avvicinavano persone che dicevano: fate qualcosa, noi stiamo andando alla Caritas, non lo diciamo in giro perché ci vergogniamo. Noi siamo già in questo stato qui, solo che viviamo un'illusione un po' televisiva, un po' non vogliamo vedere la situazione. Allora io dico che quando è arrivato il decreto istruzione, noi abbiamo lavorato giorno e notte, abbiamo presentato 400 emendamenti al decreto istruzione, abbiamo fatto la controriforma Gelmini. Se fosse passata quella controriforma, il precariato si sarebbe stabilizzato in 3 anni, le risorse le avevamo trovate. Per questo dico che dobbiamo andare al governo. Non possiamo più aspettare, non possiamo più aspettare questo tempo, perché questi sono pazzi, hanno detto che vogliono stabilizzare i lavoratori, 150 milioni di euro in 10 anni, che essendo una loro promessa significano 20, e quindi la gente morirà nel frattempo. Ma cosa pensano che il paese, spero veramente di essere lì in un'astronave ed essere sempre salvaguardati? Non sarà così. Allora io vi racconto di quello che abbiamo ottenuto da opposizione. Da opposizione abbiamo fatto passare 30 emendamenti molto importanti, ve ne racconto qualcuno. Uno di questi è la rivoluzione digitale e sociale che abbiamo iniziato nelle scuole. Dall'anno prossimo si potrà costruire un libro di testo, docenti e studenti insieme, durante il corso, e potrà in pratica costruire un libro che avrà foto, video, interazioni multimediali, e che alla fine dell'anno verrà messo su un portale nazionale e potrà essere scaricato da tutte le scuole. Questa cosa già si faceva in 150 scuole, già lo facevano persone che si erano lanciate in questo progetto. Noi abbiamo preso questa esperienza e l'abbiamo tramutata in legge, e questa esperienza ha dimostrato che gli studenti che frequentano questi istituti avevano competenze linguistiche e matematiche più alte della media nazionale. Quindi non era semplicemente una norma di trasferimento di un prodotto cartaceo, perché era la costruzione del sapere, l'intelligenza collettiva di cui abbiamo sempre parlato. Ora questa è diventata norma dello Stato, e dall'anno prossimo le famiglie potranno pagare 0 euro i libri digitali caricati su questo portale. Non avremo più il bambino a scuola con 20 kg di libri che devono andare col cartaceo, che è solo per pagare le lobby dell'editoria, che ci volevano bloccare il nostro emendamento in commissione bilancio. Siamo andati lì tutta la commissione a fermarli. Allora in 12 mesi guardate che cosa è successo, perché noi a volte ci dimentichiamo quello che è successo. In 12 mesi noi siamo l'acceleratore del buon senso della politica, l'acceleratore della buona politica. In 12 mesi abbiamo mandato a casa Bersani, Letta, la De Girolamo, la Cancellieri, Fini, Di Pietro, Berlusconi, e dateci una mano all'Europa e mandiamo a casa anche Napolitano e Renzi. È finita! Abbiamo finito, sono l'ultimo intervento, sarò brevissimo. Salve, sono Salvatore Micillo, Commissione Ambiente, figlio di questa terra. Buonasera a tutti. Noi per tanti anni siamo stati il popolo del sì, noi siamo stati il popolo della raccolta differenziata, il popolo delle siti di compostaggio, il popolo del sì ai trattamenti meccanici manuali, il no agli inceneritori, il no alle discariche. Queste cose le abbiamo sempre dette, sempre portate avanti, sempre detta la politica, per il
lasciamo a voi questi piani alternativi, noi torniamo a fare la nostra vita. Non ci hanno mai ascoltato. Adesso siamo entrati lì dentro, bussiamo alle porte dei ministeri e ci fanno sedere. Ci ascoltano e con calma capiscono questi cittadini campani che per 20 anni li hanno portati alle loro porte e non hanno mai aperto. Ricordo, siamo il popolo del sì, e questo è importante dirlo soprattutto adesso, perché siamo passati sempre come quelli che non volevano questo e non volevano quest'altro. Noi il dialogo con loro l'abbiamo sempre avuto, cercato fortemente, e loro erano sempre lì a dire no, questa cosa non si può fare. E in televisione eravamo quelli che dicevano no. Ma voi oggi avete visto quante vittorie abbiamo ottenuto in meno di un anno, e queste cose voi non le sapevate, perché noi eravamo quelli degli scontrini, eravamo quelli che cacciavamo le persone. Ma io ringrazio le persone che stanno qui vicino a me, perché sono restati nel Movimento 5 Stelle, perché restare nel Movimento 5 Stelle è difficilissimo, perché significa studiare ogni giorno, restituire gli stipendi, significa stare ogni fine settimana con voi sui territori, ascoltarvi e guardarvi negli occhi, e vi guardo questo palco. È importante la metafora di questo palco, perché in questo palco, se voi non partecipate al movimento, non esiste questo palco, se voi non aiutate questi ragazzi sui territori, non esiste questo palco se voi ogni giorno non ci tartassate e ci dite il problema che trovate sui vostri territori e noi dobbiamo portarlo là dentro. Questo palco è la partecipazione. Noi ogni volta che salgo qua sopra sembra quasi l'essere differente da voi, questo non deve mai succedere. Va bene le fotografie che ci fate, che sembrano quasi delle star, ma fateci rimanere con i piedi per terra, perché credimi è difficile. Questo ragazzo della Commissione Ambiente, prima era in Commissione Giustizia, abbiamo fatto una proposta che sembrava l'uovo di Colombo, la cosa più semplice del mondo: chi inquina paga. Com'è che per 20 anni chi ha inquinato questa terra, la terra più bella al mondo, non ha mai fatto un giorno di galera e al massimo ha avuto una pena pecuniaria di poche centinaia di euro? Allora queste persone un giorno si sono alzate tutte insieme, è la quasi unanimità, è successo che il disastro ambientale, l'inquinamento ambientale è passato alla Camera dei Deputati e finalmente chi inquina potrà pagare. È una legge che dovrà essere assolutamente migliorata al Senato, perché non è ancora legge di Stato. E si differenzia da noi quella del decreto legge della Terra dei Fuochi, che noi non abbiamo votato, e vi spieghiamo anche perché. Vi spieghiamo perché non abbiamo votato un decreto fatto dal governo. La nostra è una proposta di legge di parlamentari. Il decreto legge diceva che chi va a bonificare va in deroga alle leggi antimafia. Allora, il pensiero è: cioè tu vieni a bonificare su un territorio che sappiamo benissimo da chi è governato, da chi è mantenuto, e tu ti fai una piccola clausola, dici vabbè, non fa niente che non ti deroga antimafia, puoi bonificare tranquillamente. E voi credevate che noi votassimo una cosa che fa bonificare chi ha inquinato la mia terra? Queste cose noi non le voteremo mai e poi mai. Concludo. Questi ragazzi che vedete sono voi, non c'è nessuna differenza. Stategli col fiato sul collo come siete stati con noi, perché noi non ci dobbiamo mai rilassare, non perché non vogliamo, perché realmente siamo entrati là dentro per cambiare le cose. Ma nel momento in cui voi mettete la crocetta sul Movimento 5 Stelle e poi aspettate che il Movimento 5 Stelle faccia qualcosa, abbiamo già perso. Noi ci aspettiamo che il domani che voi avete messo la crocetta siete in piazza con noi, con questi ragazzi che si fanno il cuore grande ogni giorno, ogni domenica, lasciando le famiglie, perché la partecipazione è questa. Grazie, vinciamo noi. Non ve ne andate, perché questo è il momento più importante. Allora, oggi inauguriamo due giochini. Magari è un gioco, ovviamente. Questa è una cosa importante. Questo evento è durato più o meno, abbiamo cominciato dalle 18.30
80 minuti. 80 minuti. 80 minuti quanti secondi sono? 4.800 secondi. Tenendo presente che l'Europa ci costa 174 euro al secondo, oggi, mentre noi stavamo qui, l'Europa ha bruciato 835.200 euro. Un applauso a chi ha costruito questa Europa. Grazie. Adesso è l'occasione, perché noi diciamo sempre che la cosa più importante è la partecipazione delle persone. Adesso noi vorremmo che qualcuno di voi, magari qualcuno anche che, non so, ha votato altre forze politiche, magari per il PD, per il PDL, magari qualcuno che ci vuole fare una critica, qualcuno che vuole sapere dei dettagli su qualcosa. Noi siamo qui, questo microfono è a vostra disposizione, e la differenza è questa tra noi e gli altri partiti. Noi diamo la voce ai cittadini, quindi qui chiunque può venire e dirci la sua, il microfono è a vostra disposizione. Alzate la mano, io magari cerco di farvelo arrivare, non so. Prego, può raggiungerci, grazie. Qualcun altro, magari qualcuno che ha un po' senza spillette, no? Qualcuno che non è proprio convintissimo. Qualcuno del PD, o di Forza Italia, che è la stessa cosa. Buonasera a tutti. Allora, io sono Domenico Avore e sono un attivista di Portici. La domanda che pongo a tutti quanti loro è una cosa che mi tengo da tanto. Cioè, noi andiamo a votare con un sistema obsoleto, usiamo ancora una matita con la carta e sappiamo che quelli fanno brogli. È mai possibile che non si cambia una cosa del genere in 70 anni? Io questo è quello che chiedo a voi, cambiamo questo modo di votare. Noi siamo nel terzo millennio, dobbiamo votare telematicamente, come fanno in altre nazioni. Una prova è stata fatta, se non sbaglio, ad Avellino. Quindi portiamo avanti questa tesi. Grazie. Vediamo se c'è qualcun altro. No, giusto per dire, l'esperimento di Avellino ha funzionato bene, quindi giustamente l'hanno bloccato. Non si potevano fare brogli. C'è qualcun altro? C'è lui, c'è lui. Sì, e tu ci raggiungi sopra? Aspetta, arrivo. Ah, ecco. Buonasera, mi chiamo Gaspare. Se non sbaglio, questa sera ho visto che c'era Rai e Sky. Se c'è la possibilità di registrare questo pezzo e di mandarlo in onda. Perché? Ma devo mandare in onda, lo giuro. Perché? Perché dalla mattina alla sera, se mi danno tanto di quelle scifesse, posso mandare anche una scifessa nostra. Io non vorrei vedere questo pezzo in TV. Se la prima ascoltando la 7, c'era Laura, non so chi l'ha ascoltato. Lo posso dire con tutto il cuore, uno di merda. Perché questi ragazzi si battono, come dice Di Battista, in una gabbia di leoni e si va a dire che sono dei fascisti. Sono dei fascisti questi. Allora, quando mi dicono a questi ragazzi che sono fascisti, offendono me, i miei figli e tutti insieme, perché noi siamo brave persone. Lui non può usare la televisione come lui vuole, lui deve stare attento come parla, perché non può usare la televisione così. Io le avrei veramente detto due parolini in faccia, lo potremmo anche denunciare, potremmo anche denunciare per quello che ha detto. Però io gli voglio dire che lui è solo l'ultimo buco del culo del mondo, non è nessuno. Va bene? Però stavo un po' sconsumato, però era la mattina alla sera che ci rompono proprio le scale. Anche a Luigi, anche Vespa ha esagerato con Luigi, non lo faceva parlare. Dalla mattina alla sera. Quasi solo questo. Ragazzi, come vi voglio dire, vi dico anche da noi se iniziamo le elezioni, perché ci dobbiamo impegnare un po' tutti. Questi ragazzi qua hanno bisogno di noi. Io mi batto anche in famiglia sui problemi a far capire. E qualcuno mi stava anche cacciando fuori, però ho detto ascolto, in qualità di parente mi devi ascoltare, dopo un mese o due o quattro giorni sei scacciato, ha detto a chi ha già perché questi
non sanno neanche chi devono fare, sono scocciati, allora li dobbiamo far capire con le buone questi ragazzi chi sono, cosa fanno, si stanno battendo con voi, grazie. Mi chiamo Romano Giuseppe, faccio parte del gruppo di Fretta Maggiore. Sono parte attiva da qualche anno e mi sono avvicinato al movimento grazie a internet, ho seguito un po', sto scritto al blog nazionale e non credevo assolutamente che potevo parlare e scrivere con Salvatore, che mi ha scritto più di una volta, con Luigi, che l'ho conosciuto già altre volte. Non mi aspettavo di avvicinarmi a politici del genere, che sono cittadini come noi. Io una cosa che porto avanti e lavorativamente tutti i giorni cambio casa perché faccio l'impiantista e lotto tutti i giorni a casa delle persone per dire come stanno le cose. Cioè alla fine io mi rendo conto che trasmetto e cerco di portare le persone a capire, perché la televisione è un bluff. Io dico sempre, la televisione è un bluff, io preferisco guardarmi i cartoni animati con mia figlia invece di guardare delle trasmissioni. Questo è il discorso. Io riesco a capire loro perché seguo, anche dal telefono, durante la giornata mi metto da parte, mi metto a leggere quello che scrivono, quello che fanno, e fanno tantissimo. Non viene messo in evidenza dai giornali perché vengono pagati dai lobbisti, quindi alla fine non gli interessa mettere di salto quello che fanno. Io sono un cittadino attivo, questa è la cosa importante, di essere cittadini attivi, non commissionare gli altri come abbiamo sempre fatto, perché adesso si sono avvicinati tutti quanti a questi signori, gli stanno sul fiato, sul collo, qualsiasi cosa che fanno, tutti i cittadini, tra virgolette, PD e PDL, tengono a precisare, però sai, quelli fanno questo, quelli fanno quello. Ma fino adesso, che hanno rubato tutta l'Italia, ma dove stavate? Sempre a votare questa gente, non volete cambiare, allora poi dopo non vi venite a lamentare, vi tenete quelli che ci avete, io non ci sto. Grazie. Camerati, l'ho vista anch'io quella trasmissione, no? Io volevo dire solo due parole. Noi abbiamo un problema, malgrado un referendum. Non sono esperto, scusate. Malgrado un referendum che è stato fatto sull'acqua pubblica, noi nelle nostre zone, non so qui a Caivano, ma almeno a Casalnuovo, sicuramente in altri paesi delle nostre zone, c'è la Gori che dà un pessimo servizio e personalmente mi fa male parecchio per quel che riguarda proprio i pagamenti e tutte queste cose qua. Io solo questo volevo dire e spero che gli attivisti del luogo e anche loro si attivino per far sì che la nostra volontà venga rispettata a un certo punto, perché non è possibile. Va bene? Su questo tema, naturalmente, siccome era nel programma e noi siamo un po' strani, facciamo le cose che stanno scritte nel programma quando andiamo in Parlamento, abbiamo portato tutti gli atti in Parlamento. Adesso c'è una legge depositata sulla volontà di ripubblicizzare il servizio idrico, ma abbiamo seguito anche il tema di questo territorio, lato 3 e lavori. La prima interpellanza urgente su questo tema, la prima interrogazione che è arrivata su questo tema è quando la Regione ha regalato 70 milioni a lavori con una legge. Con una legge la Regione ha regalato 70 milioni alla Gori, poi ha detto: tu c'è un debito di 200 milioni, pagamelo in 20 anni e i primi 10 non voglio interessi. Questo ha scritto in quella legge e noi abbiamo fatto un'interrogazione. Poi c'è arrivata una vocina che dice si è fatta una certa indagine nella procura di Napoli, poi vediamo. Adesso noi stiamo facendo un altro atto, perché siccome voi siete la nostra lobby, bravo, dobbiamo seguirvi. E sapete che quando noi abbiamo un obiettivo non siamo un po' fissati, cioè andiamo sempre con la testa di fronte. Abbiamo visto tutti gli atti e l'attuale commissario del lato 3 è Sarro, è il deputato Sarro di Forza Italia.
l'attuale commissaria del lato 3 ha prima diciamo messo la boccetta a capo del lato 3, che è un indagato, quindi noi paghiamo le bollette a un possibile delinquente, e poi Sarro ha aumentato quasi del 28% la bolletta nell'ultimo anno, presentando all'autorità dell'energia e del gas un piano d'ambito non vigente. A piano d'ambito significa un piano di investimenti che non è vigente. Quindi questo si chiama abuso d'ufficio e stiamo presentando una denuncia firmata da tutti i parlamentari campani. Poi vediamo. Salve, buonasera. Allora, io sono Giuseppe Zierlo del MITAP di Caivano. Quelli che avete sentito non sono politici, sono persone come noi, sono persone che continuamente lottano come noi verso il malaffare, il malessere, il malgoverno. Ora, è bello dire le cose che magari tutti quanti qua condividiamo, ma io vi invito a fare una cosa: da domani, non uno, perché qua ci possiamo contare, ognuno di noi, se porta 10 persone, 10, solo 10, moltiplichiamo l'onda, e da domani può essere che cambiano le cose, ma fin tanto che rimaniamo solo noi e non vociferiamo verso gli altri, rimarremo morti. Qui ci sono Vincenzo Viglione, Pier Nicola Pedicini, Maria Ipri, Valeria Ciarambino, che sono persone, scusa se non nomino tutti, che sono persone come Roberto Fico, come Vimma Moronese, come Paola Nognes, persone che fino a ieri non erano politici, non sono politici, e non vi aspettate che adesso vi facciano delle promesse perché domani ci sarà il posto, cosa. No, questo lo fanno i politicanti, loro sono cittadini e combattono tutti i giorni per ognuno di noi. Ora, andate a casa, quando andrete a casa, e cercate di convincere i vostri parenti. Questo è tutto. Ragazzi, allora chiudiamo questo lungo pomeriggio. Io credo che una massima gandhiana sia quella che davvero ci rappresenti tutti e che si sta per realizzare. Nel 2005 eravamo considerati nulli, ci deridevano quando abbiamo iniziato ad organizzare i meetup, e la massima gandhiana dice che prima ti deridono, e io mi ricordo quando ci deridevano e dicevano: ma chi siete, che cosa fate, i meetup, siete ridicoli. E allora poi ci siamo candidati come liste civiche, abbiamo iniziato a mettere un consigliere là, due consiglieri là, e iniziavano ad ignorarci perché ci dicevano: ma che cosa dovete fare come consiglieri, siete nulli, uno di qua o uno di là. E poi allora ci siamo candidati alle elezioni nazionali, abbiamo preso il 25% primi nella storia della Repubblica Italiana, che ha spareggio un fatto del genere. E allora si sono accorti di noi e ci hanno iniziato a combattere veramente, a combattere, hanno iniziato ad alzare i muri, hanno fatto Napolitano B, stanno messo l'est e poi hanno messo l'est, ci stanno combattendo. E questa è la massima gandhiana, che prima ci ignorano, poi ci deridono, poi ci combattono, e adesso si sta per realizzare la storia, perché alla fine vinciamo noi. Musica, maestro! Non mi sento capo, né padrone, né provarlo, sono la voce di una
E da Caivano è tutto, vi salutiamo e ci rivediamo la prossima volta, penso domani, non so dove, non lo voglio manco sapere. Ciao a tutti e vinciamo noi.